noi perdiamo continuamente pezzi. Ed è fisiologico, è come per un albero che perde prima le foglie, poi perde un pezzo di ramo, poi perde il frutto, la taglia del cordone ombelicale, già perdiamo il primo pezzo. Ma poi nella vita noi dobbiamo perdiamo normalmente, continuamente pezzi, e perdiamo i nostri genitori, i vecchi, e dobbiamo perdere i figli quando ci devono distaccare, possiamo perdere il partner, la crescita della persona, la maturazione della persona, quello verso cui noi tendiamo, e l'autonomia che avete visto su quella diapositiva, su quel grafico, l'autonomia che sta proprio alla fine, ti permette, ci permette di perdere dei pezzi conservando la nostra integrità. Cioè, mi spiego, nel momento in cui non facciamo tutto il nostro percorso di crescita, di autonomia, rimanendo dipendenti magari da un genitore o da un partner o da una sorella, non la raggiungiamo quell'autonomia, no, per colpa nostra, per colpa di nessuno, perché la crescita, le condizioni non, diciamo, non è stata permessa, noi non ci sentiamo in grado di vivere da soli, non ci sentiamo in grado di vivere, e per cui no, non abbiamo la capacità di perdere pezzi tranquillamente, di lasciarli andare, un lutto, un fisiologico, un genitore, una madre anziana, un figlio che si deve distaccare, si deve sposare, deve fare la sua vita. Nel momento in cui noi raggiungiamo la nostra autonomia psicoaffettiva, la crescita personale, abbiamo la capacità di dirci: io sono in grado di vivere da solo. Questo io sono in grado di vivere da solo è una conquista che noi non riusciamo a fare, ma da questo momento ci creiamo solo alla fine di un percorso di crescita. Perché bene o male, chi più chi meno, tutti quanti abbiamo la, come dicevo prima, ci sentiamo un po' incompleti, abbiamo la paura di non riuscire a vivere da soli, per cui non abbiamo la convinzione di vivere senza una madre, non abbiamo la convinzione di poter comunque vivere senza un partner, o alcuni senza i figli, nelle cui si lega in maniera simbiotica. E poi la necessità di favorire anche dei percorsi di crescita, anche con il counseling, per esempio, o con altre situazioni, la necessità di, almeno di tendere verso questa autonomia affettiva, perché non può essere anche collegato, avere una famiglia, avere un padre, avere i genitori, tutti e due i genitori, ma essere autonomo, cioè di riuscire a dirsi: io sono in grado di vivere da solo. Questa è l'autonomia affettiva. Quindi dobbiamo tendere, si può comunque tendere verso questa autonomia, anche laddove c'è una situazione proprio c'è stata una situazione di dipendenza tale, no, da sentire quasi di non poter di sopravvivere senza un caro che viene meno, senza un partner da cui ci si divorzia, quanti suicidi, quanti problemi, o senza un figlio che fa la sua strada. Il percorso è possibile verso questa autonomia, e questo poi ti permette di riuscire ad amare veramente. E di un amore non amore tipo bisogno, amore egoistico, cioè l'amore perché tu mi servi, perché io senza di te non mi sento in grado di vivere. Ma questo percorso alla fine ti permette
riuscendo a sentire di essere, no, di poter vivere autonomamente, di riuscire ad amare, ad avere dei rapporti migliori, cioè più liberi con i genitori quando sono in vita, o di riuscire, no, anche con il partner, basati sulla autonomia, sulla libertà, sul rispetto dell'altro, sulla, no, sulla, nei rapporti, diciamo, maturi. Tratta di autonomia tale che ci permetta di non soffrire nel modo in cui dobbiamo perdere dei pezzi, e li dobbiamo perdere, la vita è così, un albero deve perdere dei pezzi, non esiste un albero che mantiene i frutti, le foglie per sé, e l'altra della natura è quella. E noi dobbiamo perdere dei pezzi, dobbiamo perderli bene, conservando la nostra integrità, la nostra autonomia e la nostra capacità di vivere. Sapete cosa cambia nelle persone che soffrono di un senso di solitudine opprimente? Proprio perché non riescono a fare questo, a perdere questi pezzi, no? E a un certo punto, dopo un certo percorso di crescita, magari anche dopo una serie di sedute di counseling o psicoterapiche o esperienze di gruppi di incontro, poi riescono a raggiungere un certo grado di autonomia, sapete che cosa cambia? Riescono a vivere la solitudine non come sofferenza, non come qualcosa di opprimente, qualcosa di negativo, riescono a trasformare la solitudine da opprimente, cioè vissuta negativamente con sofferenza, in solitudine fondamentale, dice Schellenbaum, è uno psicoanalista junghiano che ha studiato per tutta la vita queste problematiche, no? È stato dimostrato nel decennio di Schellenbaum. Questo accade. Perché accade questo? Perché accade questo riuscire a vivere la solitudine come positiva? Perché dopo aver fatto esperienza di accettazione, accettandosi e considerandosi di più, no? Nelle gruppi di incontro, con la psicoterapia, eccetera, non hanno più tanto bisogno di conferme esterne, di amore esterno, di appoggiarsi agli altri o di dimostrare agli altri continuamente di avere affetto e considerazione. E cominciano a stare bene anche solo in compagnia di se stessi. Anzi, la solitudine diventa un'occasione per avere, per prendersi più cura di se stesso, c'è più spazio per sé, per mettersi al centro, diciamo, dei propri interessi, delle proprie azioni, per trovare più tempo e lo spazio per volersi bene. Insomma, per cominciare a guardare dentro e non solo fuori di sé, per andare alla ricerca della conferma della propria esterna. Per riuscire così a sentire, soddisfare direttamente i propri bisogni, passioni, talenti, le proprie esigenze. Con se stesso, non necessariamente è la persona.